terza cosa è che ovviamente noi vogliamo verità. Il sistema ferroviario italiano è certamente uno dei più sicuri al mondo, ma noi vogliamo la verità, vogliamo che si accerti rapidamente la responsabilità, perché ovviamente morire quando si è sul posto di lavoro o quando ci si sta recando al posto di lavoro è una cosa inaccettabile. Per questo la direzione investigativa del mio ministero ha già attivato la commissione d'inchiesta e anche l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria ha già attivato una sua inchiesta parallela, che ovviamente non interferiscono con l'inchiesta della Procura, a cui abbiamo dato come dire, massima collaborazione con tutto quello che si poteva fare, ma non interferiscono, ma appunto mirano ad accertare in maniera forte le responsabilità in questa vicenda così triste. Questo è diciamo il momento anche di rispetto, di cordoglio e di vicinanza, ripeto, alle famiglie. Ho sentito dire molte volte in queste ore il tema della sicurezza, gli investimenti su sicurezza. Vi posso garantire, perché sono dati ufficiali, che gli investimenti in sicurezza messi a disposizione a rete ferroviaria dal governo sono aumentati del 340% in questi 3 anni. Quindi il sistema investe sempre di più e sempre più in sicurezza, questa è la nostra priorità. Lo è in particolar modo sulle reti convenzionali e sulle reti dei pendolari, in maniera dimostrata dai numeri, ma io non voglio entrare oggi in questo dibattito. Per ora, ripeto, credo che oggi sia il giorno della vicinanza e del silenzio e del rispetto delle vittime e anche però della determinazione di vedere fino in fondo questa vicenda che presenta lati assolutamente non chiari. Ci sono due ingegneri messi a disposizione della Procura, avete sentito loro, avete parlato con loro? Noi siamo in stretto contatto con la Procura. Lei ha parlato di elementi non chiari, a cosa si riferisce? No, intendo dire che succedono pochissimi incidenti, come sapete, sulla rete ferroviaria nazionale. Ci sono stati 10 miliardi di persone trasportate e 29 morti negli ultimi 10 anni. Quindi, come dire, quindi vogliamo capire, vogliamo capire. Siamo molto in tensione, per esempio. Si riferisce a quello. Vogliamo capire, ripeto, c'è un'indagine in corso, quindi per favore adesso io credo che. Al tavolo c'erano anche comunque i vertici di.